L'undicesimo turno di Serie C pone dinanzi ad un diavolo ferito e decimato da infortuni e squalifiche il più arduo dei compiti: superare la squadra più in forma in trasferta, il Cesena degli ex Ilari e Steffè. Teramo, che rispetto al Grosseto cambia modulo passando al 3-4-3. Bellucci, Soprano e Piacentini guidano la difesa. A centrocampo torna dal primo minuto Azio Osmanovic dopo il gol infrasettimanale. Gli ospiti rilanciano il duo Caturano-Berti a supportare Bortolussi in avanti. L'attaccante è subito protagonista. Al 24esimo, dopo una lunga fase di studio, va via il diretto marcatore sulla sinistra, va sul fondo e piazza al centro dell'area piccola un pallone che Caturano non riesce a spingere in porta. Subito dopo, azione a tratti simile a quella che ha visto il Teramo subire gol nell'infrasettimanale. Dopo una respinta della difesa, lo stesso Bortolussi cerca la stoccata d'esterno dal limite. La sfera esce a lato. Il diavolo non sta certo a guardare e allora al 37esimo Azio Osmanovic avvia un'azione offensiva, ma Lotti riceve al limite e scarica. Nardi vola e disinnesca evitando l'1-0. La svolta del match è proprio qui. Dal corner successivo il Teramo spinge senza cattiveria, il Cesena recupera e riparte in velocità. Palla a Berti, che trova il corridoio perfetto per servire Brambilla, l'uomo giusto al momento giusto per freddare Tozzo e portare in vantaggio gli ospiti. Esplode la gioia dei 170 sostenitori romagnoli, l'azione da manuale della squadra di Viali, tutto da rivedere invece per i biancorossi. Piove sul bagnato per il diavolo. Al 40esimo Bortolussi mette in mezzo col mancino, Ilari scarica dapprima su Bua, la palla resta lì e, complice una deviazione, l'ex di turno non perdona, siglando il 2-0. È già un margine di sicurezza per gli ospiti, che in campionato non hanno mai incassato più di una rete in un singolo match. Succede poco fino al duplice fischio e nella ripresa Guidi e Cupi provano a spronare i padroni di casa, lasciando negli spogliatoi Rillo e Didio e inserendo il nuovo acquisto Lombardo e il giovanissimo Ndreka. Proprio quest'ultimo innesca in profondità Bernardotto dall'out mancino e la prima occasione della ripresa al 56esimo. Il numero 9 è bravissimo ad entrare in area e a scaricare in corsa, con la sfera che quasi accarezza la traversa. Due minuti dopo c'è ancora lavoro per Nardi. Un attivissimo Viero chiede il dai e vai ad Azio Osmanovic, il numero 8 va a concludere e il portiere alza in corner. Dagli sviluppi dello stesso, nulla di fatto su un colpo di testa di Bellucci. Game, set, match per il Cesena al minuto 71. Punizione dell'ex Sassuolo Regina Missiroli. Verticalizzazione per Bortolussi, che stoppa di petto e conclude al volo centralmente. E il tris bianconero, con Tozzo non impeccabile in questa circostanza. Reazione del Teramo. Bernardotto fa il lavoro sporco in area. Sponda per il neo entrato Rozzetti, che cerca la precisione. Nardi abbassa ancora la saracinesca e mette in corner. Ci mette il cuore il giovane Teramo. Bernardotto lavora palla sui 25 metri, filtrante al centro per Malotti, ma sulla sua zampata c'è il palo a negare il gol della bandiera. E allora la legge non scritta del calcio miete una nuova vittima. Sbagliano i padroni di casa, dilagano i bianconeri. Corner di Ardizzone. Caturano sfrutta il blocco dei difensori abruzzesi, va sul primo palo e di testa a vita facile siglando il poker. Un passivo pesantissimo da digerire per il Teramo che, numeri alla mano, non cadeva 4-0 dall'aprile 2019, quando fu il Pordenone a domare così largamente i biancorossi. Le statistiche della gara, però, dimostrano che effettivamente la differenza vistasi sul rettangolo verde non è stata così netta. Il diavolo paga alcuni errori chiave, ma soprattutto le tante defezioni che hanno portato Guidi, oggi squalificato, a lanciare nella mischia anche il classe 2006 Jacopo Surricchio negli ultimi 10 minuti. Il Cesena vola ed aggancia il primo posto in attesa dei posticipi. Piacentini e compagni adesso avranno una settimana importante davanti per sperare di recuperare qualcuno degli indisponibili, ma anche per preparare al meglio lo scontro con l'Aquila Montevarchi.